Il tuo regno non è lontano, e tu facci partecipare al tuo trionfo sulla terra per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa che, non potendo contenere la comunicazione della tua carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo per possederli nell'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, né la vita né la morte valga a separarci da te. La vita sia vita attinta da te, a larghi sorsi d'amore, per spandersi sull'umanità e ci faccia morire ad ogni istante per vivere solo di te, espandere te nei nostri cuori. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. In questo quarto giorno del mese di dicembre, Padre Pio ci prepara con questo pensiero. Il tuo regno, dice, non è lontano, e tu faccia partecipare al tuo trionfo sulla terra per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Che cosa vuol dire questo, fratelli miei? Che noi dobbiamo già iniziare a partecipare del paradiso qui sulla terra. Quando noi viviamo alla presenza di Dio, e Padre Pio con tutte le sue sofferenze, crocifisso con le stimate, ma aveva anticipato già il paradiso qui su questa terra, per poi goderlo dopo nell'altra vita, così esorta a fare noi. E poi dice, fa che, non potendo contenere la comunicazione della tua carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Ecco, ci esorta a predicare con l'esempio e con le opere. San Papa Paolo VI ebbe a dire che oggi il mondo ha bisogno di testimoni. Ha bisogno di testimoni. Padre Pio ha parlato poco, ma ha dato una testimonianza grandissima, eroica, con la sua vita santa, crocifisso. Aveva detto lui, Signore, se tu non mi avessi crocifisso, chissà cosa ne sarebbe stato di me. Il Signore lo ha crocifisso, ma perché lo ha crocifisso? Lo ha crocifisso per amore nostro, perché Padre Pio con la sua crocifissione ci ha aiutati a redimerci ancora, perché diceva, queste piaghe che io porto non sono dei molini, ma sono sofferenza. Sono sofferenza, e con la sofferenza Gesù, non dimentichiamo, ci ha redenti. Noi costiamo il sangue di Cristo. Dice ancora, prendi possesso dei nostri cuori nel tempo per possederli nell'eternità. Ecco, il Signore deve prendere possesso del nostro cuore. Noi glielo dobbiamo dare questo cuore, perché poi Lui lo possieda per l'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, nella vita, nella morte, valga a separarci da te. La vita sia vita attinta da te, e larghi scorci d'amore per spandersi sull'umanità, e ci faccia morire ad ogni istante per vivere solo di te, espandere te nei nostri cuori. In poche parole, fratelli e sorelle, noi dobbiamo vivere solamente per il Signore. Come dice la dossologia della Messa, per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Questo noi dobbiamo fare nella nostra vita quotidiana, fratelli e sorelle. Padre Pio è stato un grande maestro di vita spirituale. Ancora oggi, tante persone, ma anche tanti giovani, che non lo hanno mai conosciuto, non lo hanno mai visto, ma hanno sentito parlare di lui. Diceva Papa Paolo VI, che fama mondiale ha avuto Padre Pio. Non era un filosofo, non era un sapiente, ma cos'era?
un uomo che diceva la messa, un sacerdote che diceva la messa umilmente, che confessava dalla mattina alla sera e che pregava. Ecco, l'esortazione di San Pio in questo mese, proprio quello di stare nella preghiera, ci esorta a stare più con Gesù, ad amare di più il bambino di Betlemme. Francesco d'Assisi, il suo grande padre, quando pronunciava bambino di Betlemme, si leccava la lingua, si leccava le labbra con la lingua, perché sentiva una dolcezza infinita. Ecco, Padre Pio ha sperimentato questo, ma vuole farlo sperimentare anche a noi. Ecco, lo dobbiamo sperimentare con la grazia di Dio che è in noi. Pace e bene a tutti.